silenzio. Si preoccupi. Davvero le mette agitazione il treno. Davvero. Non so se le interessa, ma io posso aiutare. Cioè posso aiutarla. Mi occupo di medicina, ma sì, non si preoccupi, sarò discreta. Come mai ha paura di viaggiare in treno? Io adoro viaggiare in treno. Non so se vuole, possiamo chiacchierare. Stiamo facendo la settimana enigmistica, vogliamo fare qualcosa insieme? Oppure, non so, mi dica un po' da dove viene, dove va? Ah no, no, io scendo a Milano e mi aspetta ancora una lunga giornata sui treni. Sono musicista. Beh, sicuramente, allora guardi. Non so, è proprio fatalità. Stavo leggendo questo giornale, si figuri. Sani e Belli della Lambertucci, non so se la conosci. Stavo leggendo così. Sullo stress, sulla, perché lei è specifica di, esatto, non glielo leggo, le vano, così si distrae un po'. Allora, guardi, c'erano questi opuscoletti all'interno. Si tranquillizzi. Guardi, infatti proprio parla dei sintomi dello stato d'ansia di come ottenere rilassamento mentale e fisico. Certo,
con lei tutto il tempo, non si preoccupi. Qui proprio ci dice, lei parla proprio di queste erbe che sono efficaci a calmare l'ansia, tipo il tiglio, l'angelica, la lavanda, la maggiorana, la melissa, la camomilla, la valeriana rossa e il biancospino. Non so, li ha mai provati? Non è facile, no? Infatti, anche a me fa bene parlare con qualcuno quando succede. Ma sì, se vuoi glielo posso scrivere. Qui c'è il wifi. Se ci connettiamo via Bluetooth ci possiamo. Le posso mandare delle note scritte. Si fa una foto magari. Si preoccupi, aspetti. Mi fa piacere. Allora. Vediamo. Le figure. Allora. Adoro anche io il rumore del treno. Mi piace tantissimo. Allora, quindi tiglio. Poi, angelica. Lavanda. Camomilla, vabbè. Camomilla. E poi ci dice anche valeriana rossa e biancospino. Ma lei preferisce addirittura volare. No, io preferisco andare. Mi dia il suo, oppure accende i suoi Bluetooth, insomma glielo mando. Sì, perché praticamente vedi, c'è scritto che sono efficaci per tutti gli stati d'ansia, ma soprattutto per la prevenzione. Sì, nervurosteria penso. Io sono talmente abituata a viaggiare. Sinceramente le consiglio sempre di portare con sé un libro, come faccio io, un giornale, o le parole crociate, perché altrimenti, però, cioè, senta che bello il rumore, cioè stupendo, io non me ne andrei mai, lo adoro. Qual è la sua? Si figuri, non mi costa niente. Certo. Vabbè, allora guardi, la lascio riposarsi un attimo. Respiratore per curarla sempre, serenare la mente, calmare il senso della paura.
Questa è una tecnica, non so se conosci l'SMR, adesso il vagone è vuoto, quindi ce ne importa relativamente. Sono pari.